Abbiamo circa 30 milioni di redditi da lavoro dipendente trattino pensioni che in questi 12 mesi di crisi hanno mantenuto, se non incrementato, il loro potere d'acquisto. Questo spiega perché in Italia non ci sia la crisi sociale, questo spiega perché non ci siano particolari tensioni sociali nel nostro Paese, questo spiega anche, al di là delle valutazioni statistico standard, come sia diminuita la povertà in Italia, come sia diminuita la povertà in Italia, come sia diminuita la povertà in Italia. Sembra paradossale, sembra controcorrente, rumoreggiate pure, ma queste sono le statistiche. Se finisce il rumoreggiamento posso andare avanti. Grazie.